Pasqua in zona rossa e fatturato milioni di euro in fumo. Sembra di essere tornati quasi a un anno fa, quando eravamo in totale lockdown per l'arrivo del coronavirus e quando la Pasqua era stata una Pasqua veramente chiusi, sbarrati in casa. Lo ricorderete tutti, insomma, non c'è bisogno di portare all'attenzione ancora quei momenti. E certo, forse che un anno fa, però, quando aprivamo il nostro uovo di Pasqua, semmai l'abbiamo avuto in casa tra le nostre mura domestiche, forse non pensavamo che a un anno di distanza ci saremmo ritrovati a rifare gli stessi discorsi, cioè a valutare le perdite da tutti i punti di vista, economiche sicuramente, ma anche sociali, anche psicologiche, che delle chiusure di questo tipo hanno come ricaduta su di noi. Ecco, forse non l'avevamo messo in conto, ma a distanza di un anno siamo qui a parlarne perché chiaramente non parliamo di lockdown generale come quello di un anno fa, però, a parte il fatto che molte regioni italiane oggi sono ancora in zona rossa, quindi con tutte le restrizioni e le limitazioni del caso, quindi con le chiusure di attività, però proprio per i giorni di Pasqua, di festività, tutta l'Italia sarà in rosso, gli spostamenti saranno molto limitati, ovviamente le chiusure sono confermate, negozi chiusi, ristoranti chiusi e via dicendo. Allora, io intanto saluto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. Grazie per essere ancora con noi, Marco, buongiorno. Grazie. Grazie a voi, Buongiorno. buongiorno. E noi ci abbiamo provato, le puntate precedenti a dire ci risentiamo tra un po', vediamo se la situazione migliora, però ahimè tocca dire che non è affatto migliorata la situazione, almeno fino a questo momento. Allora, quanto relativamente al territorio di sua competenza, a quanto ammontano i danni di questo lockdown di Pasqua, ennesimo lockdown di Pasqua? Allora, il nostro ufficio studi ha stimato che in questi giorni di Pasqua noi su Milano ed area metropolitana avremo una perdita di fatturato di circa 228 milioni di euro rispetto al fatturato della Pasqua del 2019, perché ormai la Pasqua del 2020 non la prendiamo neanche in considerazione. E la prosecuzione della zona rossa ipotizzata o ipotetica fino a metà aprile comporterebbe un danno oltre 1 miliardo di euro in tutta l'area metropolitana milanese, quindi dei danni importanti rispetto all'economia reale di questo paese, alla colonna importante dell'economia milanese lombarda, che è l'economia del terziario diffuso, del commercio, del turismo e dei servizi. Mi viene da sorridere un po' in modo amaro perché lei ha detto una cosa molto significativa. Ha detto appunto: noi facciamo riferimento alla Pasqua del 2019 perché del 2020 non c'è stata. In realtà, tutto il 2020 è come se non ci fosse stato per X motivi, però purtroppo, e qui c'è la parte amara, in realtà i danni economici ci saranno e come. Quindi c'è un paradosso enorme, no? È come se il 2020 non ci fosse stato, però anzi, si farà sentire come quando si faranno i conti precisi. Ma assolutamente sì, i danni ci sono stati, sono danni pesanti che vanno oltre il 70% di calo di fatturato nel mondo del non alimentare, soprattutto dell'abbigliamento, per salire ad oltre l'80% del mondo della somministrazione e della ricettività. Ma i danni ci sono stati al punto tale che si continuano a chiedere dei ristori e dei sostegni al governo che impone delle chiusure, ma questi ristori, questi sostegni nei 4 decreti nei 4 decreti emanati e nel quinto di settimana scorsa sono assolutamente insufficienti. Ed è per questo di conseguenza che chiediamo di riaprire il prima possibile in sicurezza. Addirittura però si parla di riattivare gradualmente, quindi sottolineo queste parole, le attività a partire da maggio, ok? Questo è quello che ci è stato detto, comunicato, anche se, e qui c'è lo spiraglio, diciamo così, in cui possiamo inserirci, è stato anche ribadito che qualora i dati migliorassero, si potrebbe parlare di riapertura sempre graduale delle attività nella seconda metà di aprile. Su questo cosa dice? Peraltro il Premier Mario Draghi ha cominciato cioè ha cercato di infondere ottimismo al paese dicendo dobbiamo cominciare a ripensare al futuro. E finalmente, perché questa Ma parola era un po' scomparsa, sì. il tema della programmazione della certezza per il futuro è un aspetto che stiamo evidenziando da tempo perché le imprese, come abbiamo detto più volte, non sono
degli interruttori che si accendono e si spengono ogni giorno, ma hanno bisogno di certezza e di programmazione. Io mi auguro che la programmazione, la certezza, non si aspetti a metà aprile, ma parta da lunedì prossimo. Io spero che dopo Pasqua e alla scadenza del DPCM del 13 marzo, comunque alla scadenza anche dell'ordinanza emanata settimana scorsa, ci sia la possibilità gradualmente di riaprire le attività economiche e commerciali. Perché ribadisco, la differenza rispetto a marzo 2020 è che a marzo 2020 c'era il primo lockdown e l'Italia era ferma. Oggi abbiamo una zona rossa, quantomeno a Milano in Lombardia, dove c'è l'Italia in totale movimento, la gente, i cittadini che si muovono tranquillamente in giro per le città, per i parchi, e le uniche cose che sono chiuse e gli unici aspetti che sono chiusi sono i negozi e le attività commerciali. Questa cosa è un aspetto che non va bene, va assolutamente risolta. Le posso chiedere cosa pensa anche della... Guardate, lo dico senza problemi, a me pare una roba un po' assurda, però insomma poi magari c'è una motivazione, io sono sempre pronta ad ascoltare e a capire, però leggendolo mi viene da dire così, del fatto che appunto nei giorni di Pasqua da noi nel nostro paese rimanga tutto chiuso, quindi con le attività ancora più strozzate e noi stessi, cioè la nostra libertà personale sia ancora limitata, addirittura da dirci quante volte possiamo andare a trovare i nostri parenti, cioè una volta al giorno come a Natale, però siamo autorizzati a lasciare il paese per andare all'estero, quindi per andare a, come dire, a dare aiuto al turismo, perché di questo si tratta, di altri paesi, mentre invece nel nostro, cioè, figuriamoci, non parliamo neanche di attività essenziali, anzi non essenziali, ho sbagliato, di attività di tutti i giorni come appunto i ristoratori, ristoranti, bar, figuriamoci se parliamo del turismo. Insomma, cosa ne pensa? È assurdo? Utilizzerebbe un'altra parola? Paradossale, più che Ancora assurdo, paradossale. ma che più o meno si equivale all'assurdità, cioè l'impossibilità di diritto per un cittadino milanese o lombardo di uscire dal proprio comune e la possibilità del cittadino milanese o lombardo di fare un tampone, andare all'estero e ritornare con un tampone. Queste sono i paradossi che esistono in questo momento, in questa fase, e che io mi auguro che il governo Draghi possa quanto prima risolvere in termini economici, in termini, ribadisco, di programmazione e in termini anche di mobilità e di spostamento, perché ci sono alcuni aspetti che, ripeto, sono sostanzialmente incomprensibili. Se c'è una zona rossa dove dici ad un cittadino devi uscire con un'autocertificazione che ti dia un motivo di lavoro, o un motivo di salute o un questione di necessità, e invece ci sono i parchi pieni, non capisco invece perché un negozio applicando un protocollo di contingentamento non possa aprire. Questi sono aspetti paradossali che io mi auguro che vengano risolti già da settimana prossima. Ecco, quindi voi cosa chiederete? Cioè, lei ha detto lunedì, in realtà lunedì è Pasquetta, quindi no, ma da martedì la situazione... Si pensa Pasquetta per agire del martedì. Noi chiediamo due cose. Noi chiediamo immediatamente che ci sia la riapertura delle attività economico-commerciali da settimana prossima, dopo Pasqua e Pasquetta, dopo le festività, gradualmente nel rispetto dei protocolli, ma si incominci a riaprire. Sostanzialmente si incomincia a tornare in una zona arancione per arrivare poi in una zona gialla. Secondariamente, riteniamo importante che nel prossimo CDM, convocato se non erro per il 31 marzo nel pomeriggio, si incominci a prevedere uno scostamento di bilancio ad integrazione del DL Sostegno, che non può essere di 20 miliardi, ma deve essere necessariamente molto di più. E nel prossimo DL di sostegno auspichiamo anche che le richieste che noi abbiamo fatto, e cioè ad esempio di abbassare quell'asticella del 30% di differenziale di perdite almeno al 20%, affinché ci siano più commercianti che possono ottenere un sostegno. Ecco, guardi, abbiamo fatto anche comparire questo titolo che un po' va a chiudere il suo intervento, ma è quello che stava dicendo, a parte l'SOS di Confcommercio, che poi è un SOS da parte di tutti, ci uniamo anche noi, bene gli indennizzi, magari insomma, facendo delle strategie anche un po' più mirate, speriamo che si vada in quella direzione, ma indispensabili le riaperture, questo credo che sia proprio il mantra, no? Che dobbiamo ripetere, Assolutamente. ecco, perché entrambe le cose, un po' come in generale appunto il discorso dei vaccini e dei sacrifici, cioè, noi possiamo fare sacrifici, ma se ci dimostrano che tutto viene fatto con rigore e senza toppare, insomma, altrimenti dopo un anno e passa di sacrifici
ovviamente si chiede altro. Ecco, Anche questo. perché quest'anno c'è un elemento in più rispetto al lockdown dell'anno scorso, cioè ci sono i vaccini. Dicono che ormai siamo a 250.000 al giorno, dobbiamo arrivare a 500.000, a metà aprile arriva anche un altro vaccino. Beh, viva Dio, fate riaprire in modo programmatico queste attività commerciali. Peraltro, perché noi diamo voce anche a diversi esponenti dei vari settori, ci sono attività davvero barbieri che, a parte essere andate a intermittenza, anche quello non fa sicuramente bene, ma attività che davvero non aprono da mesi, cioè, attività quasi che mi sento di dire sono sparite dalla circolazione, settori che sono Assolutamente. spariti dalla circolazione. Palestre, discoteche, Esatto. intrattenimento, attività di ristorazione e di pubblico esercizio più chiusi che aperti, ma non dimenticando anche le attività, ad esempio, di abbigliamento. Situazioni veramente difficili che dopo un anno l'impresa non riesce più a reggere in queste condizioni. No, assolutamente. Guardi, per esempio, lei ha citato discoteche, eventi che spesso ci dimentichiamo. Io per prima, anzi, mi riprometto di chiamare qualche rappresentante delle varie associazioni di categorie, non tanto perché sappiamo che ci sono delle limitazioni da rispettare, barbieri, però chiaramente delle risposte devono arrivare per tutti perché parliamo di lavoro, non è che. E poi comunque anche a livello sociale non possiamo pensare di distruggere, no, dei settori che servono anche al benessere personale, perché non è che possiamo sempre fare retorica e dire che servono solo le cose appunto che nell'immaginario collettivo sono indispensabili. Ben altro. Allora, il criterio originale del governo Conti 2 è di identificare imprese essenziali e imprese non essenziali, cioè imprese di serie A e imprese di serie B, è un principio che noi abbiamo contestato dall'inizio perché il fare impresa è sempre essenziale, così come il lavoro è sempre essenziale. Non esiste un lavoro di serie A, un lavoro di serie B o un fare impresa di serie A o di serie B. Questi sono giudizi che noi abbiamo respinto dall'origine. Assolutamente, va bene. Allora, siamo sempre d'accordo io e lei, ma perché credo che sia buon senso, Barbieri. Poi, ripeto, speriamo di poter assistere a una sintesi di tutto quanto. Ci sono diverse sensibilità, diverse richieste e mi rendo conto in altrettanto modo che non è facile. Però, insomma, dopo oltre un anno, è doveroso farlo. Grazie Marco Barbieri. La promessa è sempre Grazie questa, di a voi. risentirci per capire quali passi avanti sono stati fatti. Prima o poi ce la faremo. Speriamo. Va bene, grazie, Grazie. grazie, buona giornata Marco Barbieri. Grazie.